Domenica 15 aprile torna per la seconda edizione la Via dei Ciliegi in via Garibaldi a partire dalle ore 17. Fino a tarda sera inoltrata, tempo permettendo, sarà un susseguirsi di performance artistiche, danza, teatro e musica. Via Garibaldi è una delle vie del centro storico di Fano che più di altre ha subito una profonda ristrutturazione, ma che non ha perso la sua caratteristica inconfondibile, ovvero i ciliegi giapponesi che in questo periodo dell'anno sono in piena fioritura, ma anzi, facendoli così risaltare ancora di più con il loro rosa acceso che si staglia contro il candore della pietra, regalando alla città un altro salotto buono da frequentare. Ragion per cui chi la vive ha deciso di dare vita a questa iniziativa. Abbiamo pensato di portare degli spettacoli, della buona musica e del rosé offerto da delle cantine, dei produttori locali, e per stare un po' insieme e godersi un bel pomeriggio. Variegato e ricco di momenti tutti da vivere, il programma messo a punto dagli organizzatori, anche con il supporto degli abitanti della strada che ora vedono in questa seconda vita della via un'occasione per aprirsi al centro e al resto della comunità. Sì, i residenti hanno fatto la loro parte sia con un contributo economico ma anche proprio a livello logistico, perché ci stanno aiutando uno con la pulizia della via e due anche perché ci forniscono la corrente, ci aprono i giardini di casa, ci aiutano ad arredare la via, quindi una grande disponibilità da tutti i residenti e questa è una bellissima cosa. Partner dell'evento la Pro Loco di Fano, che mette a disposizione le opere degli artisti di Pittore per un giorno come mostra permanente per tutta la giornata e che saranno poi messe all'asta, il cui ricavato andrà a finanziare progetti di avvicinamento dei bambini all'arte nel paese dei Balocchi, ma anche con il supporto dell'amministrazione comunale che ha investito tantissimo nella rinascita della strada e nella sua valorizzazione. Perché onestamente era una via un po' sconnessa e stava andando già in degrado, quindi andava a discapito sia dei cittadini che ci abitano in quella via e anche specialmente dell'attività commerciale, perché non c'era un passeggio, era una strada un po' sconnessa e quindi c'era difficoltà di camminare, poi era poco luminosa, quindi è stato dato un vero look e quindi adesso è veramente piacevole passeggiare.